Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi ragazzi ho deciso di riportare qua sul mio canale una serie che poi sono nient'altro che degli unboxing della roba che mi arriva, una serie che avevo iniziato a suo tempo quando collaboravo con i ragazzi di Nerdgate, ovvero il Corriere Citofona. Come ho detto, non sono altro che degli unboxing, quindi io vi farò vedere ciò che mi arriva settimanalmente, insomma in base insomma quando le aziende o anche io quando compro qualcosa, vi farò vedere appunto cosa mi mandano e cosa compro. Oggi ho qui due pacchi che dovrebbero essere due pacchi che attendevo veramente da tantissimo tempo, perché questo dovrebbe essere il pacco di una collaborazione che inizia diciamo adesso, a cui tengo veramente tantissimo, e questo dovrebbe essere uno smartphone. Ma andiamo con ordine, andiamo ad aprire prima questo, che diciamo anche quello un po' più semplice da aprire. Andiamo a usare il mio coltellaccio d'unboxing, quindi andiamo a togliere lo scotch, ok, direi abbastanza chiuso bene, ok. Andiamo a vedere cosa c'è qui all'interno. Eh sì, effettivamente sono, vediamo se c'è qualcos'altro, no, eh sì, effettivamente ragazzi questa la possiamo archiviare, ed eccoli qua ragazzi, sì, sono esattamente due manga che io aspettavo, perché mi sono stati mandati da J-Pop, una delle etichette più importanti in Italia per quanto riguarda la vendita, l'edizione di manga. Insomma, li ho contattati, sono stati veramente molto gentili a voler iniziare questa collaborazione con me, quindi io leggerò questi due manga, in questo caso I Am Hero in Ibakari, veramente molto molto bello, insomma è uno spin-off insomma di un manga abbastanza famoso che si chiama I Am Hero, e poi questo Ojiri, veramente due manga molto molto interessanti, insomma chi è appassionato di manga sa di cosa sto parlando, quindi li leggerò e poi vi dirò cosa ne penso, facendo chiaramente due recensioni diverse. Ripeto, sono veramente molto contento perché questa è una collaborazione che, a cui tenevo tanto, J-Pop, insomma io sono un appassionato di manga, quindi avere la possibilità di collaborare con un'etichetta così importante è veramente insomma da mi rendo orgoglioso, perché comunque insomma vuol dire che quello che ho fatto fino ad oggi è servito a qualcosa. Quindi ragazzi, la collaborazione con J-Pop andrà avanti anche in base al feedback che mi darete voi, quindi se voi vi piaceranno le mie recensioni, ci saranno tante visualizzazioni, tanti like, J-Pop continuerà a mandarmi i manga da leggere, quindi spero che questa cosa possa andare avanti anche grazie a voi. Quindi mettiamo da parte i due manga e dentro quest'altra busta che mi è arrivata sempre nella giornata odierna. Quindi andiamo ad aprirla, ok, però anche questo penso di sapere cosa sia, tanto lo giro perché c'è il mio indirizzo stampato lì. Andiamo ad aprirla così direi brutalmente, e infatti eccolo qua, è l'LG Q8, un telefono anche questo insomma che aspettavo di provare da tempo, mi è stato mandato dall'ufficio stampa LG, gentilissimi, andiamo a tirarlo fuori, chiaramente è un sample di vendita, andiamo a vedere cosa c'è all'interno della scatola. Abbiamo il caricatore da viaggio da parete con l'ingresso USB con la fast charger, quindi insomma sarà veramente molto veloce andare a ricaricare la batteria del telefono. Ovviamente il cavetto USB, vediamo se è Type-C, sì, USB Type-C per ricaricare lo schermo elettrico del computer, e qui, se non sbaglio, vediamo se riesco a prenderle, sì, abbiamo le cuffie che poi in ear, che poi andrò chiaramente a provare, vi dirò anche queste poi nella recensione come andranno, beh, qui chiaramente la guida rapida. Ecco qua l'LG Q8, insomma un telefono di cui si parla abbastanza e insomma sono veramente molto contento di averlo, averlo in prova, e devo dire che anche esteticamente mi piace davvero davvero tanto. Ok ragazzi, quindi insomma direi di terminare qua questa prima puntata, diciamo così, sul mio canale del Corriere Citofona. Insomma, due pacchi a cui veramente tenevo tantissimo, la collaborazione
con J-Pop, quindi due manga che leggerò e poi farò la mia recensione, vi dirò cosa ne penso, e l'LG Q8 che mi è stato mandato dall'ufficio stampa LG. Ok ragazzi, noi siamo giunti al termine, come al solito vi chiedo e vi ricordo di iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò da qua in avanti, un bel mi piace a questo video se il video vi è piaciuto, commentate, condividete e noi ci rivediamo qua sul mio canale YouTube al prossimo video. Un saluto da Shido, al prossimo video!